Insomma, siamo, sì, siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo già partiti, abbiamo qui con noi Francesco. Francesco da dove? Da Casale Monferrato. Da Casale Monferrato, tutti con Casale vicino Monferrato. Vicino Torino. Ah, oh, ok. Vicino Torino. Però, però volevo sapere se tu lo sei. Vabbè, certo che lo sappiamo. Ci abito, sai com'è. E oggi sei venuto a giocare? No, sono passato di qua a caso e non so. Da Casale Monferrato, mentre sì, sì. Dove? Non lo so, sono passato di qua, poi dopo vedrò dove andare. Ottimo. No, no. Comunque sono venuto a giocare, okay, primo torneo dell'anno. Ok. Il tappetino era figo, quindi sono venuto a prendere il tappetino. Ci stava. Ho dato 3 vittorie e 3 sconfitte. Ok, quindi dai. Media. Sì. Ho portato un mazzo un po' esotico. Cos'hai portato? Broly verde di BD6. Okay. Quello che picchia, vabbè. Sì. Matchup un po' sfavorevoli, un po' di sfiga, un po' di misplay, comunque. Un po' non sai giocare. Esattamente. Come tutti sanno sono un content creator. Sì, così è. Giusto per. Bene, invece sai, hai già visto chi ha vinto? Non lo sai, non allora, hai idea. Ho visto la classifica, non l'ho ancora spulciata. Ho visto nel tavolo 1 c'era cioè Lorenzo, Zolotig, okay, il campione nazionale. Sì. Ed era avanti 1-0. Okay. Quindi in teoria se era in tavolo teoria. 1 e ha vinto. In teoria. Dovrebbe essere lui il vincitore di questo per rating, eccetera. Sì. Quindi si conferma top player. Si conferma quello che porta a casa 7 box oggi. A quanto pare, no, dovrebbero essere 5, sai? Ah, sì? Sì, leggevo qua 5. Ah, boh, sì. Allora si vede che avete aggiornato poi la classifica perché sul sito era 7 box. Boh, non lo so, io poi vedo, forse sì. Era in base al numero di base player, player forse so. Qualcuno poi non è venuto, cose così. Qua c'è la classifica ufficiale, dobbiamo aspettare a darla, però no. Siamo in siamo vabbè, in diretta, cosa facciamo? Siamo in diretta, aspettiamo. Vediamo un po'. Attenzione, spoiler, attenzione. Spoiler, spoiler, tipo spoiler. Non dire, non dire, guarda solo, ma non dire. Ah, vabbè. Attenzione, attenzione. Vabbè, e quindi, detto questo, vedevo prima che stavi scasinando con... Sì, stavamo registrando un video con Giorgio Brunoni del Team The Danger. Ok. Che era nei primi 8 tavoli e ha vinto. Ok. Quindi se mi fai vedere la classifica dico anche quanto è arrivato. Chi? Giorgio Brunoni. Ah, dai, è arrivato bene. Bene, bene, bene. Sì, sì, sì. Invece vedo anche te, sei di un team. Sì, è il team che abbiamo creato io e il ragazzo che sta registrando il video mentre io sono quello che faccio finta di fare qualcosa. Ok. 15-33 armi. È il capo di casale, armi, armata. Armi e armando. Sì, armando. Cioè, giustamente. No, bene, bene. E, oggi abbiamo comunicato che ci saranno un torneo del genere ogni mese. Meno male, era così. Come la prendi? Vabbè, basta che non li fate a Roma, se no potrebbe essere un problema. No, 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 tranquillo e probabilmente dal mese prossimo introdurremo anche l'esteso. Cosa vuoi che ti dica? No, so, una tua opinione. Visto che sei qua, ne approfitto e ti chiedo. Se introducessimo l'esteso, no? Quindi dando la possibilità di giocare anche le carte non italiane, però quelle non stampate in italiano. Cioè quelle stampate in italiano e in italiano, Dico come la penso. Vai. Avendo visto l'europeo, non sì. Da player, ma da parte, cioè, da ospite, per dire così. Vieni a fare un giro. Ero lì come... Di passaggio. Content creator. Come sei qua, come... Più o meno. Passavi da Modena, da Casal Monferrato, alla fine Bruxelles. Lui era dietro l'angolo. Ok. Il problema qual è stato, mio europeo? Che purtroppo... Noi italiani abbiamo solo le carte italiane. E quindi, tante volte, non pensiamo alle giocate che possano fare i giocatori esteri. Sì. E possiamo rimanere un po' destabilizzati, non aspettarci le cose. Sì. Quindi sono propenso a questo inserimento okay. Delle carte non stampate sì. Che le possiamo usare in inglese. Ok, quindi sei favorevole? Io okay. Sì, ma per il fatto che quando vai all'estero non è giusto che vanno mischiati. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma infatti il problema nostro è sempre stata la limitazione data da Bandai. Sembra che con questo europeo ci sia un po' reso conto di questa situazione e voglia mettere un cambio. Noi la vogliamo a braccia aperte, volevo avere una tua opinione anche per avere un'idea di chi realmente poi sul campo sì. E soprattutto di un content creator, che la terza volta che lo dice vorrà dire uno che crea contenti, io non lo so. Sì, creo persone felici. Crea diciamo. Persone felici, esatto. Sì, cioè ti dico io con le persone con cui parlo giornalmente sì. Sembra una cosa ben accetta. Ottimo. Ovviamente ci sarà gente che non la prenderà magari bene, ma poi si abituerà. Sì, ma l'idea è se. Per agevolare tutti i nuovi player, se uno riesce può alternare un tipo di torneo e un altro, o no? O tu faresti sempre solo esteso? Io farei un formato okay. Con un altro gioco che non voglio nominare, okay. Che è sempre un TCG, sì.
che ti dà la possibilità di giocare le carte nelle lingue che vuoi. Sì, ma le ali quelle sono, tu faresti solo il formato esteso, quindi io farei un solo formato, okay. Perché il fatto di avere due formati andrebbe a splittare i giocatori. Nel senso, un giocatore che magari vuole partire e giocare con le carte inglesi viene solo al torneo di carte inglesi. Ok. E quello che vuole giocare a blocco verrà solo quello di blocco. Ok. Quindi ci sarebbe una divisione delle persone. Però se io voglio giocare solo quelle di blocco, se tu mi fai solo stesso, io non gioco proprio. O dici che poi mi adeguo? E questa è la vera domanda. Secondo me bisognerebbe adeguarsi. Come noi ci siamo adeguati a giocare solo blocco, bisognerebbe provare a giocare anche stesso. Ok. Però non rischi, non lo so, te lo chiedo sempre perché sono opinioni e per fare un brainstorming, non rischi una cristallizzazione del formato? Cioè determinati mazzi che poi rimangono sempre uguali e stufano, non lo so. Il fatto è che, ti faccio un esempio strano, sì, io sono andato a un torneo a Francoforte quest'estate con altri ragazzi italiani e ha vinto un mazzo che nessuno si aspettava. Ok. Un mazzo non fuori meta, però non T0 come viene chiamato in gergo. Nessuno sapeva, perché aspettavamo altri mazzi vincenti, eppure quel mazzo ha vinto. Se noi guardiamo le top dell'Italia nell'ultimo periodo, cosa troviamo? Broly, Usei, comunque sono tutti mazzi che sai che quello lì è T0 del momento, lo monti, non è autopilotato, però è win condition contro. Ok, invece dici in esteso è più difficile che si cristallizzi. Sì. Anche per il fatto che se guardi il Meta Brick, come si chiama, non lo so, quello. In Italia c'erano magari tanti Janemba, Nazio, tanti Universo 6, e poi piccole fettine di temerari che hanno provato a portare altre cose. Va bene. Niente, allora io ti lascio andare visto che devi scappare qua, scrive, il problema è il recupero delle vecchie carte per i nuovi player, per il formato esteso è più bello e divertente sicuramente, ma il problema rimane la reperibilità. C'è da dire che questo è vero, effettivamente. Io adesso voglio parlare anche a nome di chi non ha voglia di farsi le liste. Sì. Ok, tu apri YouTube, ti scarichi lista con il nome del mazzo, cioè il nome del mazzo, deck profile, sì, te la copi e vai a giocare sereno. Ok, certo. Vedi come sono le varie combo, sì, e te la giochi portata. Uno che non ha voglia, okay, guarda sta lista e dice ok, questa non ce l'ho, vabbè gioco un altro mazzo. Ok, certo. Guarda l'altro mazzo e dice ah, bella questa, non ho neanche questa, vabbè, non lo so. E poi magari si rompe anche di giocare, perché dicono in America fanno questo e quell'altro e noi non possiamo. Guarda che stanno disturbando con la classifica che non vogliamo far vedere. Qua fanno fermi immagine. Fuori. Eh? Va bene, ok, mi stanno tagliando. Allora ragazzi, ciao raga, facciamo scappare e facciamo. Se no mi cacciano. Sì. Già, facciamo raga la classifica finale con le premiazioni a questo punto. E chiudo la diretta e andiamo direttamente o. Ok, ma la vuoi fare continuo la diretta o. Perché io a questo punto continuerei. Se dove vuoi darmi i premi? Lì o qui? Ma se premi vuoi dare lì, vedi, io sparisco, giro la telecamera così. Sì, tu fai la foto, io continuo così, inquadro lì. È questa, no? Ufficiale sì, allora. Taglia 16. Allora, la classifica parte dal 16° posto. E abbiamo Cantalupi Dennis. Purtroppo il microfono che vedete è solo collegato a voi, quindi loro non si sentono. Abbiamo Cantalupi che è arrivato al 16° con quanti punti? Con 12 punti, quindi per rating è uno dei 12. Lo chiameremo dopo. Lo troviamo adesso, salterà di voi Marco. Ah, perché hanno appena la classifica lì, guarda. Andre! Ti mandi tutti qua che diamo i premi! Vabbè, bisogna vedere qua. Grazie. Che hanno appeso la classifica da tutta l'altra parte. Questo è veramente. Continuiamo la direzione.
diretta così vediamo se qualcuno mi si connette. No, ma portala qua direttamente, che rivedo qua. Ma dopo l'attacchiamo, intanto diamo. Allora. Abbiamo sedicesimo Cantalupi Dennis. Dennis? C'è? Vai, andiamo su. Di voi? Eccolo, eccolo. Dennis? Dov'è Andrea? Andrea? Andre? Ci vedete anche chi è arrivato dei ragazzi in top. Arrivato il sedicesimo canto di pizza. Grande Dennis. Sedicesimo vai. Cosa hai giocato Dennis? Ho giocato il Poi Livoi Marco, eccolo. Livoi Marco, quindicesimo. Poi abbiamo Pollini Andrea o Pollini? Pollini o Pollini? Pollini, Pollini, allora va bene, grazie. Poi gli chiedo anche cosa ha giocato. Cosa ha giocato? Bevi, uno dei quattro che picchia dai tavoliati, evidentemente. Poi abbiamo Bernardi Matteo. Eccolo. Oh, merda. Tredicesimo. Grande. Quindi saliamo, eravamo Bernardi che era il primo a 13 punti, quindi 4 vinte la fatta. Poi abbiamo Grosso Francesco. Grosso Francesco, eccolo, eccolo. Grande Francesco. Dodicesimo. Dodicesimo. Gianni, cosa hai giocato? Android 21, che sei, siamo già a due Android 21 portati. Poi abbiamo Longhi Federico. Eccolo. Ah, ok. Federico, undicesimo, cosa hai giocato? Federico Mazza Bolognero. Grande. Poi abbiamo il decimo posto, Maestrutti Alex. Eccolo. Alex, Alex, cosa hai giocato? Ho giocato Virus, E siamo ancora a 13 punti, quindi 4 vinte, sono un sacco a 13 punti. Quindi lui era maestro di Alex. Abbiamo Tumiatti Marco. Tumiatti Marco. Nono. Di fuori alla tua foto per rating. Dannazione, questo rating maledetto. Cosa hai giocato? Dillo che il rating l'hai truccato per non far vincere noi. Quindi, il rating l'hai truccato fuori dalla top 8 per rating. Quindi entriamo in top 8 e top 8 fa rima con Merotto. Merotto Fabrizio. Bravo.
cosa giocavi? Gogeta della Switch Pro. Ok, Gogeta della Switch. Sì, a testa. Grazie a Dio, sei grosso, riesci a prendere tutto, vero? Vedi, un bel vantaggio. Grande. Grande. Bravissimo. Grazie. Poi saliamo sempre in top e abbiamo il settimo, Brunoni Giorgio. Era il ragazzo di cui parlavo prima che stava conquistando le cene. Non lo so, può essere quello che può essere tutto quello che vuoi. Potrebbe essere tutto. Potrebbero essere anche ogni busta una secret, non lo sai. Cosa giocavi? Vero? No, Tricolor. Ah, tu Tricolor? Vabbè, non è qualcuno di me. No, Giorgio. Quindi deve essere stata la scelta giusta. Poi, Camozzi Alessandro. Eccolo. Vediamo, questo è il sesto classificato. Alessandro. Quale cosa giocavi? Baby, però particolare. Però particolare. Vedremo la lista. Va bene. Poi De Simone Luca. Quinto. Che? Palata. Perché palata? Vai. Perché è falata così bene? Non l'ho visto. Luca fuori dalla top 4 per pochissimo. Cosa hai giocato? Ajax. Colo nero? Colo nero, quindi se ne andrà. Bene. Entriamo in top 4. Top 4 e abbiamo Russo Enrico. Bravo Benji. 20, complimentari. Sì, aspetta 2 secondi che mi serve. Sì, non c'è questo. Che mazza giocato? Terzo, Trolese Alessandro. Vale. Mi sa che non è questo. Sicuramente. Vai fare scampo. Punto più basso del podio, ma comunque tanto tanto merito, tanta gioia. Grazie. Cosa giocavi? Ale. Un annetto. No, dico, cosa giocavi? Ah, bevi. Okay. Ale, guarda di qua, aspetta. Cioè, già la fanbase, guarda. Poi, ragazzi, secondo classificato per rating, Lorenzo Zanutti. Campione nazionale. Sì. Per rating. Volevi fissare invece il rating maledetto? No, è solo stesso. No, 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 quelli va benissimo. Anche perché 16 punti vuol dire fatto 5 vittorie.
e cosa giocare in più? Che colore? Questo qua. E quindi, dunque, vince il torneo di oggi Baroncelli Stefano. Bella. Cosa deve fare? Un tappetino? Quando la postiamo ci darai qualcosa che te la dica. Quando la postiamo poi magari metti, dai anche determinate scelte. Tra l'altro quella chicca la giocavo così la lista sia io che Mozzi, abbiamo dato sesto. Ah, okay. E si è beccato poi all'ultimo tavolo che andavo due. Quindi era la lista giusta. Se la fai prendere tutta, sennò qua c'è gente che ti dà una mano volentieri. Ottimo, grazie ancora, grazie e complimenti. Bene ragazzi, allora io a questo punto vi saluto e ci vediamo. Domani ci saranno dei tornei liberi, quindi magari ogni tanto spunto fuori con qualche news, informazione, se c'è qualche novità da dire. Voi se avete dubbi, domande, scrivetele, così ne approfittiamo e possiamo rispondere un po' di curiosità questo weekend. E altrimenti il prossimo appuntamento sarà il mese prossimo. Possiamo anticiparlo. Ce l'è. Vogliamo già dire anche dove? Non lo so, non l'avevamo ancora detto. Diciamo vicino Verona. Questo possiamo dirlo. Preciso. Se vuoi già dire le date tutto a questo punto, non lo so, io c'ho gli appunti qua. Eccolo qua. O il 15 o il 16 febbraio. O il 15 o il 16 febbraio. Ok. Io non ho detto niente. No, niente. Non diciamo che sarà già formato esteso, quindi ancora no. Non lo diciamo minimamente e quindi ci aggiorneremo e vi faremo sapere tutto, va bene? Poi quest'audio si cancellerà tra 3, 2, 1, addio.